No, mi sono schiantato di già. Ehi, ma che cazzo vuol dire? Mi ha speronato. Vai, 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 girati, girati, girati. Ma mi ha speronato anche qui. Ma non puoi fare manovra in una gara di ma macchine. Ma io ero perfetto. Oh, ero perfetta. Mi è venuto nel sedere. Dici che posso passare qua? Mi hanno toccato! Ma oh, cioè, camper, Cristo beh, santo! Gioco. Ma no, ma i bot sono stronzi! Mamma mia! Hai ucciso qualcuno? No! Ora sì! Oh! Parto audio! Siamo un po' fuori mano. Ci devo riprendere la mano. No, non si fa! Invece si fa. Adesso ti toccheranno. No, 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 no. Io scappo. Io scappo fortissimo. Ok. M'ha inculato. Andrea. Volevo dire, mi ha tamponato. Se tu hai 200 all'ora, inchiodi ai 20 all'ora. È ovvio che quello dietro non se lo aspetti. Non è che mantenga. Nella Formula 1, comunque, non è che. Le distanze di sicurezza ci vogliono. Sto gioco anche. Sopravvalutate le distanze di sicurezza. Oh. No. Nessuno ha visto niente. Quindi quando sei arrivato? Terzo, non li hai presi? Terzo, non li ho presi perché l'ultima chicane mi sono schiantato. Posso giocare io. Vai, guida. Ma servono i 50 centesimi? Poi potremmo aprire una sala giochi. Raga, volete giocare da noi? Cosa? 5 euro a partita? Guarda che non è mica. Ai, al mio ginocchio. Raga, ora traiardo. Ma che cazzo mi dà? Quello era fallo, Questo mi ha inchiodato davanti. Ma com'era la distanza di sicurezza? Sembravi prima. Tu prima. Esatto, non ci deve essere la distanza di sicurezza in sto gioco. Un rettilineo a chiunque. Avanti. Avanti. Ciao, lascia. Ciao Marco. Ciao caro. Ciao Marco. Ciao. Rieccoci, ciao ragazzi. Facciamo decidere loro le auto che andiamo a usare. Va bene, bene. Hanno votato la Formula 1. La Formula 1? Avevo una tecnica con la Formula 1 e fare la buona partenza. Partire direttamente in seconda. Bam, in culo la macchina. Era morto Giovanni. È stata una spinta re. La Rossi c'è. Che gara. Ora c'è pure all'esterno. Sembra no, Valentino Rossi contro Lorenzo. Non molla. Era Stoner o Lorenzo? Lorenzo e Valentino Rossi erano gli ebbi. Stoner era Cavadatti. Dove gli dei? Di un millimetro. Dove gli dei ti dicono che non puoi fare. Attenzione la Cavadatti. Giovanni, che cosa ha fatto? Devo chiamare Guido Medatti a commentarsi le partite. Dove te lo vietano gli dei? Vai, buttati, vai, ultima curva. Raga, è la staccata decisiva. Ragazzi, ci giochiamo il tutto, si butta all'interno. Oh! Vai, attenzione all'incrocio. Vai, vinto, facile questa. Facile. Ammazzando un paio di piloti. A coglione! 1.22, ancora migliore. Voglio fare la gara col pulmina. Lo moddiamo un po'? Sì, moddalo, dai. Vai. Gomme? Se mettiamo una gomma da pista, sta macchina si cappotta. Dici? Si piega il telaio. La macchina non curva, curvano le ruote e basta. Io azzarderei, super morbide. Don't try this at home. Ma sei pure contro. Le macchine sono varie. Ma c'è troppi cavalli, si vede. Porco dio. Sembra di essere in tangenziale a Milano, camper. Sul serio. Ha solo 4 marce. Basta 130. C'è il telepass. Di più non vai. Sono i tutor. Sei in piena. Questo con sta macchina da. Terza della chiesa. Ma che si cappotta. Te l'ho detto che si cappotta. No, cambia. Preferiti subito. La visuale da fuori. Che bisogna vederlo. Vai con la visuale da fuori. Anzi, con la visuale on board. Mi sento col casco. Dai un po' di strezzate secche adesso. Puttana! Tiela. No, non trollarla. Rimani. Intanto recuperi finché vuoi. Hai il triplo dei loro cavalli. Adesso gli cade addosso questa. No, puttana. Oh, la prossima volta giochiamo a Euro Truck Simulator. Lo conosci Euro Truck Simulator? Ma io ho visto qualche streaming. Tu vedi sto tir e ti fai le autostrade italiane proprio, europee. Identiche. Sì, lentissimo, hai 100 all'ora. Vai, guidi, vabbè, tranquillo. Pacchetto di sigarette, lì sulla scrivania. Succo. Dai, ma sta calendario della Canalis e della Manuela Arcuri. Chissà se esiste. Panorama, con panorama in edicola. Oh, fai la chicane fatta bene senza morire. Sì. Su due ruote la faccio. Ma no, dove no. No, aspetta, fermati camper un attimo. Ti cambio le gomme perché non puoi girare così. Era divertente. Sì, ma non riesci a fare neanche un giro. Come si guarda indietro? La freccia indietro, quella lì. Esatto. I bambini stanno bene. Sta a posto. No, sono tutti morti. Sono tutti fuori dal finestrino.
Vabbè, non devi uccidere la gente. Ma penso che ci sono. E però hai portato i bambini in salvo, bravo Andrea. Già che li ho persi al pit stop. Ah, sono sdraiati, ma facendo il sonnellino. No, esercitazione per il terremoto. Andrea, sai che fine ha fatto la sua vecchia macchina? L'ha venduta. L'ha venduta e il tipo si è ammazzato. E quello l'ha comprata in un fosso il giorno dopo? No, l'ha comprata uno francese che l'ha portata per un cliente via Nizza in Francia. L'ha venduta al suo acquirente e sto qua dopo due mesi neanche ci ha rimesso la pelle. Ha fatto un incidente? È andato fuori strada e si è ammazzato. Quindi la mia macchina non esiste più. Era bella quella macchina. Oh, bene, bene. Adesso inizia il pezzo più bello. Dobbiamo riuscire a passare questo. Oh, scusa. Chiedo scusa, io da parte tua. Inchioda, inchioda. Noi siamo seduti dietro. È una zona che devi tenere giù, l'inchioda. È esploso. Ci sta, dai. Quant'è il limite qua? Esatto. Beh, ci sono dei limiti di velocità in sta pista dal vivo, eh. Tipo 310? No, c'è anche il cartello 300. C'è il cartello 300? Non puoi andare più di 300 all'ora, Vabbè, ok. Però ci sono dei punti che arrivi vicino alle zone dei paesi, vabbè che non vai nel paese. Però se succede un incidente e tu superi la velocità, quella imposta, ti fanno la multa. Ti fanno la multa. Ma non posso farti la multa sul tracciato. Non è considerato tracciato, è considerato una pista, non pista, proprio tracciato turistico. Vabbè, ma ora facciamo sul serio, tirate fuori il Nintendo e giocate a Mario Kart. Quello. Fate un game tutto in retro. Raga, non è divertente. No. A proposito, ragazzi, dovete sapere che un mio amico anni e anni fa con le vecchie macchine, il contachilometri era quello analogico che vedevi i numeri che salivano e non era digitale. Fatto sta, suo padre li controllava i chilometri della sua macchina quando usciva e gli diceva: mi raccomando, non andare troppo lontano perché guardo i chilometri. Lui quando arrivava a 5 chilometri che sforava, cosa faceva? Si faceva gli ultimi 5 chilometri in retromarcia per arrivare a casa, perché i chilometri girava al contrario. I chilometri tornavano indietro fino ai bolleri. È fattibile. No, è una cosa vera. Ma che vuol dire che torna indietro il chilometraggio? Le macchine vecchie che avevano le cose analogiche, se tu lo facevi retromarcia andava indietro. La 126 di mia nonna era così. No, Rally, io c'ho il Vietnam. Vi ricordate, ragazzi, il video? Se non l'avete visto, andate a vederlo. Magari dopo la live, però. Chi è esattamente dopo la live. Partono 20. Guarda il paletto! Il famoso paletto! Il famoso paletto, sta lì a pensare al resto. Quanto pare le piacciono tutte le auto giapponesi, dicono. La mia prima macchina è stata un'auto giapponese, infatti. Honda S2000. Honda S2000. Quella era proprio bella. C'era mia zia, cioè sua mamma, che girava per il paese. Mia madre che mangiava l'Exotan per calmarsi. No, la vedevo ogni tanto che girava lei con la macchina a fare la spesa. Sì, tipo, faceva la figa che alzava il volume. Alzava il volume e mio padre la incrociava che andava magari a passeggio col cane. Vedeva mia madre che passava scappottata con la musica. L'altra mia madre: ma che cazzo sta facendo sta esaurita? Era mia madre. Dio buono. GTA 6 com'è? GTA 6, ragazzi, fa presto. Ma che bella qua, che bella che l'ho fatta. Madonna. Ah, Andrea, ha rivisto la parte del video che gli ha mandato Gabriel con l'effetto delle linee di velocità e ha capito che tutte le curve, se le fa così, vengono bene, secondo me. Auto preferita fra le italiane? Guardalo! Ha imparato a giocare! Oh, attenzione, ragazzi! Dove la attenzione, attenzione, non si appoggia! Perché quando monti il video, apprendi per forza di cose. 12 volte la stessa curva. E la stessa pista, esatto. Vado, mi ammazzo! Nel gioco intendo, Twitch, nel gioco! Si vola. Vuole vederla qua. Guardate quando frena. Guarda come è un pavone sta macchina. Tipo apre ste ali per avere ancora più superficie frenante. Aspetta. Metti la visuale in prima persona che ti vedo in difficoltà. È un po' un casino, io non sono abituato ad usare queste visuali. No, era per vedere. Oh, tante una calmata. Che è sta trollata? Aspetta. Sei fuori! Oh, ma che ho! Ma tipo, sai la visuale delle montagne russe, no? Sì, quella col blur ai lati perché non si capisce niente. Cioè, ma cos'è sta roba? Guarda come frena! Dai! Ma va, guarda, non dico altro. Sì, ma io voglio solo il rettilineo finale. Bisogna arrivarci. No, ma aspetta, lo facciamo al contrario. Vuoi la velocità massima? Sì, solo quella. Ah, boh, allora mi giro qua. Bel freno a mano tattico. Olè, eccoci qua. C'hai anche ragione. Vediamo quanto tocchiamo. Ci ammazziamo. 440. 500 km orari. Vai giù di scivola. E ancora marcia. Sì. Questo rettilineo, ti ricordi che l'abbiamo fatto un po'? Non è abbastanza lungo per toccare la sua velocità massima. A 560 siamo arrivati. Vediamo quante marce ha la macchina. 7. No, 7, ok, 7. Mi ricordavo male allora. Guarda, già in settima. Parte in settima sta È macchina. Perfetta. Metti la settima e vai. Guarda, un pelo di gas 200 all'ora, ma sì.
300. Ah, sei fuori. 400. Era bravo per gli insetti, ma non abbiamo sfruttato bene i giri del motore. È vero. Ma stava discesa da qua. No, no, ma non c'è abbastanza spazio per raggiungere la velocità massima. No, no, la settima arriva a metà giri. Riproviamo. C'è un tracciato con le linee di 10 km. Ah, sì, bravi. Route X. Che bello! Madonna, che bello! 574. Ah, di notte sembra di far pire, vero? Oh, che bella è dentro! C'ha più schermi della tua? C'ha più schermi della tua! Ha più schermi del mio computer! Mamma mia, ma che cazzo! Che ne giri? Ma siamo ai 700? Sì. Giù! Quanto dire? 600 allora, famoli! Dai, che, raga, dai che ci arriviamo! Meno 3! No, mi sa che meno si 3. Ferma là! Meno 3! Dai! La fa! No! Con l'impostazione sorpasso fa anche 600. Non lo so. Prova a inchiodare in terza persona. Tu si ribalta. Dai, già ferma. Dai, raga. 600-0 in quanto? Mezzo secondo? Ma penso che ti si stacca il collo. Sì, ma penso che si stacchino i pezzi della macchina. Non ho capito, raga. Si è fermata in 10 metri. Dai, cos'è sta roba? Quanto vai in retromarcia? 200 all'ora? Ecco, la proviamo anche adesso. La prima, penso. Tasto invio e questo R2, qua. Ok. Tasto invio, metti tutti i cristalli lì. Esatto, boh, perfetto. Confermo, ok. Ragazzi, andiamo i tergicristalli adesso. Pronti per i 60 all'ora. Ha tirato giù tutti vedi? Gli elettori. Vedi, ancora più 607? Guarda come va su. Ah, hai tenendo premuto? 640 km orari sono tanti. Ragazzi, siamo passati da 597. Dai, rettilineo di 10 km, raga. Guarda. È già finito. 3, 2, 1. Boh. Oh, aspetta. Volare. Oddio. Sacco i bug di GTA questo. Oh, non si ferma più. Vai sul replay assolutamente. Ma come balla col culo, sembra che stia percando. Questa è la prossimità. Basta. Porca droga. Questo è il salto con l'asta. Hai visto qua? Ma scusa, ma hai visto il livello dei pali? Guarda, quasi. Ha preso un palo, ha preso in pieno. Raga, la prossima sfida su Gran Turismo sarà tipo fare i segni sul palo quanto alto arrivi. Esatto. Ma il pilota sta bene. Sì. Aspetta che prima ci prendo. Oh, questa va dove vuole, raga. Ferma lì, puttana. Sì, ma no! Ho volato pochissimo, tutta sta fatica per che niente. Che fail. Si è stressato troppo. È il ventilatore. Axel! Ci sentiamo solo noi. Ma non sto facendo niente. Parla, Axel. Che cazzo vuoi da me? Vai in retromarcia. 3, 2, 1. Allora in retro, aspetta un attimo. Immaginatevi di essere in autostrada e 130 e vi passano. Metti il sorpa- 60 in retromarcia. Hai 200 in prima. Metti cambio inquadratura. Ecco, attiva i tergicristalli. Non hai tergicristalli. Perché è talmente veloce che lo sporco non si può attaccare ai finestrini. Niente, se ti parlo del tergicristallo ti vola via subito ai. Dicono che pure il tergicristalli va a 900 km orari. Quindi non si non lo vedevamo. Che stupidi noi. Sterza. No, dai, ma me l'ha bloccato. Gioco di me. Si può mettere che non me la resta? Non succederà mai più, Giova. È stato bello la prima volta. Bella, raga, ho vinto il Gran Premio. Questa macchina gira da sola.